neanche il tempo di recuperare i pass qui a Sanremo, ancora con le valigie, e potevo lasciarmi scappare Andrea Mirò, mai nella vita. Ciao. Bravo, eccomi qua. Bentornata. Grazie, grazie. Quest'anno una veste molto importante. Sì. Decisamente, è un grande onore anche, sono nella giuria di qualità e quindi ho una grande responsabilità. È molto strano fare l'artista e dover decidere di artisti, peraltro alcuni di questi che conosco e che stimo, quindi non sarà facile, però è un onore che mi prendo volentieri. Divido la mia avventura con dei compagni di cordata eccellenti, faccio qualche nome: Max Bernardini, Cecchetto, Massarini, insomma gente che ha fatto la storia dietro le quinte o trasversalmente in modo tangente della musica italiana e che sa bene qual è il panorama anche non solo della musica italiana, per cui insomma sarà interessante dividere questa cosa. Dobbiamo ancora incontrarci, ci chiuderanno nell'Ariston domani per un bel 6 ore per farci descriverci tutto il modus operandi e poi viene bello. Ti mancherà un po' la conduzione quest'anno dell'orchestra? No, per niente, nel senso, ho dato molto in questi ultimi 2 anni, anche prima, però in particolar modo il 2013 e il 2014 sono stati molto impegnativi, l'anno scorso Perturbazione Ziba, poi abbiamo fatto un botto sia con uno che con l'altro, quindi sono molto, erano veramente, siamo tornati gasatissimi a casa. E, no, nel senso che finalmente mi godo lo spettacolo per intero seduta in poltrona. Sarà comunque impegnativo, però comunque sono seduta in poltrona, ecco, non devo correre. Prendi le parti, posa le parti, controlla le parti, vedi le parti, fai suonare le parti, insomma, è un altro tipo di è un altro modo di esserci. Dopo di questo o mi aspetta la conduzione, perché ormai ho fatto praticamente tutto, oppure, cosa che mi auguro molto di più, ci vado a cantare. Non sarebbe male, no? Questo un po' ci manca, devo dire la verità. Anche eh? A me, anche a me. Il Festival di Sanremo, secondo me, ha una magia particolare che riesce, pur cambiando, a mantenere qualcosa di uguale, cioè rimane sempre quel minimo comune denominatore di festa. Sanremo è un po' la festa della musica e anche la sagra della musica, se vuoi. Sanremo ti propone la cultura e ti propone le cose invece più leggere, più anche banali, se vuoi, delle volte, però perché è sempre un qualcosa che cerca di accontentare tutti, cercando di tirar fuori degli stili diversi, cantanti diversi, anche gli ospiti diversi, quindi cerca di essere a 360 gradi, poi magari si ferma a 280, però è comunque una cosa molto ampia, una forchetta ampia, vedi anche quest'anno, no? Siamo in gara, insomma, partecipiamo, siamo artisti molto diversi l'uno dall'altro, pur avendo poi sempre quel qualcosa in comune. Quest'anno non saremo particolari, mi sembra che saremo, da addetto ai lavori, più sereno del solito, forse anche un po' più sorridente, ecco, un po' più sorridente, meno cupo, soprattutto diverso dagli ultimi. E quindi sì, cambia, ma mantiene sempre quella stessa cosa. Parlo proprio di clima, di pathos. Il fatto che ci sia un'orchestra e una band e una serie di elementi che suonano live la rende per forza di cose diversa. Una cosa molto importante è che tu fai in quel momento un ascolto dalla TV, un ascolto televisivo rispetto all'ascolto, poi non so, magari il disco lo ascolti anche dalla TV, in quel caso sarebbe uguale, però è un ascolto diverso. E il sapore del pezzo live deve differire un po' dal disco, non avere quella plasticità, no? Il fatto della perfezione all'interno di un disco, cerchi di mettere il brano che si avvicini di più a un 100%. Nel live ci sono altre varianti, comunque l'emotività è l'elemento fondamentale. Io non ho mai fatto segreto di emozionarmi tanto quando canto e
infatti dissi, mi piacerebbe che questa emozione riuscisse in qualche modo a trasmetterla, però è la mia attitudine a quando suono. Poi non so se ti capiterà in futuro di venire a un concerto, troverai delle differenze, ma dirai, sai, mi sono divertito. Festival di Sanremo 2015, lo sappiamo da sempre, il Festival di Sanremo, certo c'è la gara, ci sono i giovani in gara, eccetera, ma è anche una vetrina assolutamente importante, anche per altri giovani, per altri cantanti. Uno di questi giovani, Davide, benvenuto, Davide Di Perotti, diciamo anche il cognome. Grazie mille di essere con voi, è un vero piacere. Senti, intanto sarebbe bello chiaramente poi magari vederti in futuro, fai tutti gli scongiuri del caso sul palco dell'Ariston. Me lo auguro, ecco. Me lo auguro. Cominciamo magari con un giudizio tuo su questo festival e poi ovviamente parleremo del tuo album, è già un singolo, già trasmesso dalle radio, però ti sei fatto un'idea un po' del festival dal tuo punto di vista? Sì, ho ascoltato qualcosa, diciamo che come tutti gli anni ci sono gli artisti che magari propongono cose già sentite, ma ci sono anche tante novità. No, direi un buon festival, assolutamente. Una su tutte è Malika, ma quella è questione di gusti, preferenze. Senti, tu hai cominciato con una band. Sì. E poi hai cominciato a scrivere i singoli, adesso appunto sei un cantante, un cantautore. Come mai il passaggio appunto dalla band al cantautorato? Magari ti stava un po' stretta. No, assolutamente, credo sia una questione di percorsi. Io ho iniziato a suonare la chitarra da molto piccolo, poi ho iniziato a scrivere canzoni a un certo punto ho incontrato questa band, abbiamo suonato insieme per qualche anno, scrivevamo insieme dei pezzi e tutto. Poi secondo me per una questione di maturità artistica cambiano i gusti, cambiano le situazioni e si può, e come in questo caso ho deciso di provare a avere un percorso solista, perché insomma i gusti, insomma, no, mettere insieme 5 gusti diversi non è sempre. È sempre difficile. Singoli, brani dell'album che ho letto essere tutti autobiografici, quindi anche il singolo, Timido, tu ti senti un po' così? No, nel senso autobiografico, perché nasce da dopo un venerdì sera mi capitava di vedere insomma questi ragazzi che per nascondere la timidezza alzavano un po' il gomito, quindi per cercare di essere più sciolti, più spigliati, solo che in effetti agli occhi di chi il gomito non l'aveva alzato e io in quella sera non l'avevo alzato, quindi è stata una casualità e il risultato è tutto diverso, quindi è una canzone molto ironica, sinceramente. Dove troviamo l'album e le informazioni su di te? L'album uscirà la prossima primavera, quindi per rimanere sempre informati vi invito a seguire la mia pagina Facebook, che è www.facebook.com/Davide Liperotti. Lì potete trovare tutti gli aggiornamenti del caso, i post di questa settimana al festival, che comunque insomma, è un'occasione bellissima e sono veramente felice di essere qui. E allora fai un saluto ai nostri ascoltatori, invitandoli naturalmente poi, quando uscirà l'album, a prenderlo. Ciao a tutti, mi raccomando, seguitemi sulla pagina Facebook e quando uscirà l'album, se vi piacerà, ascoltatelo e poi potete decidere liberamente di comprarlo, ma acquistatelo, lo comprerete. E qui dal festival è tutto.